Qui siamo nell'orto di Antonio. Antonio, ma per te che cos'è fare l'orto? Che soddisfazione, che cosa provi fare l'orto? Tutto, diciamo che mentalmente è un relax. E poi anche, diciamo, un po'... Io non l'ho mai fatto l'orto, cioè ce l'avevo ma dopo non l'ho più avuto. E aveva mio padre, anche per vedere se ero capace di farlo. L'ho cominciato così tanto per... E poi mi ha preso. E vediamo, beh, è bello perché ti dà soddisfazione vedere magari la zucchina, il fiore che cresce così. A me in questo momento piace. Bene, siamo nell'orto di Rosa. E Rosa l'anno scorso ha vinto il premio per il più bell'orto urbano. E vedete quanti fiori che ci sono? E poi anche come curato bene. Rosa, ci puoi dire in un aggettivo, in una parola, che cos'è per te avere un orto, fare l'orto? Per me è un passaggio proprio di mente, perché quando vengo mi metto a coltivare rose e non penso più niente altro che fiori. Mi metto in mezzo e penso più ai fiori. È una medicina per me l'orto. Stiamo filmando l'orto di Valentino e niente, Valentino, ci dici in una parola qual è la tua, o in un aggettivo, qual è la tua esperienza di orto? Ma la mia esperienza è quasi quarantennale, quasi 40 anni che ho l'orto qui e l'orto mi aiuta, cioè mi dà tranquillità e vengo a passare delle ore di tranquillità tutti quando posso, insomma, lo faccio a tempo perso, però vengo due o tre volte alla settimana e cerco di tenerlo il più ordinato possibile per quello che posso, insomma. Poi altre cose, giustamente, che dà anche la possibilità di socializzare anche con gli altri ortolani che ci sono, che siamo tutti amici. Ci scambiamo anche dei punti di vista uno con l'altro secondo la nostra esperienza, per cui, cioè, in un particolare ci teniamo molto a tenerlo e andare avanti, diremmo così, sulla, come ho detto, cioè sfruttando un po' la nostra esperienza negli anni. Grazie Valentino. Fino a poi arrivare. Perché quindi si chiama orto sinergico? Perché si crea sinergia tra tutti gli elementi che possono esserci in un orto. Può essere, non so, il sottosuolo, come la parte vegetativa, come anche la parte aerea, tutti gli agenti. Si riesce a creare un equilibrio, la cosa funziona, già funziona in tante realtà, parliamo di professionisti. Ancora a livello, diciamo, non a livello industriale, ci stanno studiando, però a livello familiare sicuramente funziona benissimo e produce almeno quanto un orto normale concimato, non dico quello intensivo, ma quello normale che si coltiva anche nelle aziende, sicuramente la produzione è simile.